Amici di Voci del Cilento, ben trovati all'appuntamento con l'informazione dalla Valle del Calore. In questa puntata parliamo di sport ed infatti siamo al campo sportivo di Rocca d'Aspire. Parliamo in particolar modo dell'appuntamento con l'Orienteering che ritorna per il secondo anno qui a Rocca d'Aspire. L'appuntamento è per l'8 marzo. E vogliamo anche parlare di sport per tutti, un progetto importante del CONI che dà l'opportunità ai ragazzi di questa città e di questa valle di praticare attività sportive. Di queste iniziative abbiamo parlato con vari ospiti. Cominciamo dal consigliere delegato allo sport del comune di Rocca d'Aspire, Giuseppe De Matteis. È con estrema soddisfazione che a dicembre dell'anno scorso io e l'amico Felice abbiamo ricevuto la telefonata da parte di Davide Pecora, il responsabile nazionale per l'Orienteering. Lui ha un'associazione, Agropoli Orienteering Club, e si occupa di promuovere questa nuova disciplina sul territorio nazionale. Per fortuna anche quest'anno ha scelto nuovamente Rocca d'Aspire come tappa. In particolare il 7 marzo sarà a Castellabate, l'8 marzo sarà qui a Rocca d'Aspire. E sarà occasione importante naturalmente per far conoscere questa disciplina a tutti i ragazzi di Rocca d'Aspire. Dopo quell'appuntamento dell'anno scorso sono nate altre iniziative qua a Rocca d'Aspire, la caccia al tesoro, poi Fiabe al castello, quindi insomma state portando avanti quel progetto. Assolutamente sì, io lo devo sia Felice che Davide li devo ringraziare perché in realtà ci hanno dato lo spunto per un progetto importante. Siamo partiti dal concetto di caccia al tesoro per capire come la caccia al tesoro può essere per rivalorizzare il centro storico che di fatto è un labirinto e la tappa finale è il castello. Quindi dallo sport abbiamo creato un'occasione di promozione importante del territorio, promozione naturalmente turistica che stiamo implementando. Siamo già alla seconda tappa, l'8 marzo sarà ufficialmente la terza tappa e speriamo a fine anno di poterla implementare con un progetto più continuativo nel tempo. Valorizzazione del territorio, ma soprattutto sport, sport per tutti. Sì, Sport per tutti è un'iniziativa che si collega a quello che ormai dal 2015 abbiamo portato qui a Rocca d'Aspire, cioè tutta una serie di eventi, di bandi dove grazie alla caparbietà delle associazioni sportive siamo riusciti a portarli qui a Rocca d'Aspire. Parliamo di un ennesimo bando nazionale dove l'associazione Polisportiva Rocca d'Aspire ha vinto questo bando, bando che è importantissimo, si unisce, come dicevo, insieme a tutti gli altri gli anni precedenti e dà una continuazione che mi avviso è fondamentale perché l'obiettivo del CONI è quello di rompere le barriere economiche. Tutti indistintamente devono avere la possibilità di avere accesso allo sport e non deve essere il fatto economico il limite per garantire quella che è l'attività fondamentale per il ragazzo che è lo sport, che gli consente di uscire da quella che è la quotidianità spesso che porta alla sedentarietà per consentire anche un elemento importante che non è solo lo sport ma anche la socialità. Ed ora ascoltiamo una breve dichiarazione del sindaco di Rocca d'Aspire, Gabriele Giuliano. Una bella cosa ancora una volta, sono veramente felice che ancora una volta l'associazione La Polisportiva Rocca d'Aspire abbia avuto approvato e abbia vinto il bando indetto dal CONI nazionale, un bando di rilievo nazionale per appunto consentire l'accesso allo sport gratuitamente a tanti giovani, non soltanto di Rocca d'Aspire ma del comprensorio. Naturalmente il segnale è che su questa materia, su questo tema c'è tanta attenzione, c'è tanta sensibilità, soprattutto per avviare allo sport, come sempre diciamo, perché è un veicolo di aggregazione, di comunicazione, di promozione del territorio ed è soprattutto un modo per favorire una crescita anche sociale delle comunità, non soltanto, ripeto, della nostra città che diventa un riferimento. E poi intorno ci sono tutta una serie di discipline innovative, l'Orienteering quest'anno, lo ripetiamo, ha avuto tantissimo riscontro l'anno scorso con tante presenze di stranieri, di campioni anche di livello mondiale, internazionale, per cui anche quello, come giustamente veniva ricordato, è un modo per promuovere il territorio. Quindi veramente sono felice che Rocca d'Aspire si confermi ancora un punto di riferimento fondamentale per tutta la Valle del Calore in ambito sportivo e rappresenta un modo per far si conoscere all'estero le nostre bellezze, le nostre qualità, le nostre diciamo così, caratteristiche migliori. Nostra ospite in questa puntata anche Marika Babbone, che è esperta in sitting volley e che è diventata vicepresidente dell'ASD Polisportiva Rocca d'Aspire. Questo nuovo ruolo in questa meravigliosa palestra
e abbiamo importanti progetti da fare. E questo ruolo mi sta molto a cuore, giustamente, perché fare parte, ecco, di una società sportiva per me è un grande onore. Tra l'altro, Marika, c'è la possibilità di avvicinare alla pallavolo, che è uno sport importante, tanti bambini, e vediamo insomma tante persone di piccola età che insomma partecipano alle attività qui al palazzetto. Sì, esatto, molti bambini vengono proprio con molta felicità, ecco, perché lo sport comunque è un qualcosa che aiuta tutti, soprattutto con i bambini piccoli che vengono qui, giocano, si divertono, fanno nuove amicizie soprattutto tra di loro, e sono molto felici, vengono qui con molta gioia, scappano, ridono, si divertono, ecco, soprattutto con il nuovo progetto che Rocca d'Aspide ha vinto, ecco, con il nuovo bando Sport di Tutti, quindi i bambini sono sempre di più, ecco. Insomma, la pallavolo è importante per il corpo, per il fisico, per la formazione, ma lo sport e in particolare la pallavolo sono anche gli strumenti per abbattere i muri, per superare insomma delle barriere che sono insomma spesso ancora frequenti. Sì, esatto, soprattutto è molto importante a livello fisico, ma soprattutto a livello psicologico e mentale, ovviamente. Ci sono molte barriere, ecco, da abbattere, come ad esempio il sitting volley, lo sport che io pratico, e lì veramente si abbattono tutte le barriere possibili che ci sono, ecco, perché stando seduti a terra alla fine siamo tutti uguali, ecco, nessuno è migliore, peggiore, lì disabile o meno, siamo tutti a terra, abbiamo tutte le stesse qualità. Ora vi propongo l'intervista a Giovanni Grippo, che è il coordinatore del progetto Lo Sport per Tutti, un progetto che vede la collaborazione e la partecipazione anche dei comuni di Castel San Lorenzo e di Bello Sguardo. Infatti, oltre a Giovanni Grippo, abbiamo intervistato anche Alessandro Tucci, assessore al comune di Bello Sguardo. Abbiamo avuto la fortuna come polisportivo di partecipare a questo progetto Sport di Tutti, che è un progetto nazionale, quindi siamo rientrati in una scala nazionale e abbiamo dato la possibilità a tanti bimbi di poter partecipare e di avere l'opportunità di frequentare gli sport che noi offriamo in questa struttura. Abbiamo 29 bambini che partecipano a questa attività, e non solo del comune di Rocca d'Aspide, ma fortunatamente abbiamo avuto una forte collaborazione col comune di Castel San Lorenzo e il comune di Bello Sguardo, con cui già stiamo collaborando con la pallavolo, il volley. È un progetto importantissimo che dove è stato pubblicizzato su Mediaset, sui canali importanti, quindi di rete nazionale, e quindi per noi questa è una grande opportunità come territorio, ma non solo per il comune di Rocca d'Aspide. Noi quando parliamo di sport si parla su tutto il territorio, perché è un'opportunità di tutti. Infatti il progetto è lo sport di tutti, ed è di tutti ovviamente. Quindi c'è questa grande sinergia anche tra enti, testimoniata in questo caso dalla presenza dell'assessore del comune di Bello Sguardo, insomma opportunità per i piccoli di questa valle e anche di Bello Sguardo. Senz'altro, questa è un'opportunità che bisogna cogliere, in quanto la polisportiva di Rocca d'Aspide è sempre presente sul nostro territorio, non solo per la pallavolo ma per altre attività, e quindi noi come comune cogliamo sempre a volo le cose per i bambini, dove lo sport è l'unione di tutta la nostra zona, perché diciamo il volley, il calcio, lo sport in generale è aggregazione, conoscenza tra i bambini, non solo diciamo dello stesso paese ma di tutto il circondario. È anche un modo per dare servizi al territorio laddove, anche per ragioni geografiche, noi siamo in una zona interna, ce ne sono poche, quindi insomma si lavora per offrire opportunità per l'appunto. Sì, perché già diciamo siamo in collaborazione non solo con lo sport ma anche con le scuole, perché purtroppo siamo paesi piccoli e l'aggregazione, come si dice, fa la forza. Quindi un ringraziamento alla polisportiva di Rocca d'Aspide che ci raggruppa non solo nello sport ma anche nella vita quotidiana. Gaetano Contaldi, fiduciario CONI, coordinatore delle attività sportive qua a Rocca d'Aspide. Insomma, parliamo questa sera di questa disciplina nuova per noi meridionali, per noi italiani, ma insomma molto diffusa. Ma che cos'è? Allora, è una disciplina che
di cui, alla quale possono partecipare degli atleti veri, perché oltre ad avere un'ottima prestazione fisica devono avere anche una capacità specifica di orientarsi nello spazio. Perché in che cosa consiste questa attività? L'atleta all'inizio della gara ha una mappa dove sono segnate le zone dove deve andare a registrare il passaggio, leggendo e correndo velocemente, orientandosi nello spazio in cui, per il quale deve percorrere per raggiungere un obiettivo. Le tappe da percorrere non sono sempre le stesse, ogni atleta può prendere delle vie diverse, però la cosa più importante è arrivare a tutte le lanterne che stanno sul percorso, e chi arriva all'ultima lanterna in un minor tempo possibile vince la gara. L'orienteering è nato, diciamo, nei paesi nordici, nella Svezia, nella Norvegia, dove è praticato dalla maggior parte, diciamo, dei cittadini. Da noi sta arrivando e lo sta propagandando nella nostra provincia Davide Pecora, che è il coordinatore dell'orienteering della nostra di Salerno e anche regionale, e lo sta portando per il secondo anno a Rocca d'Aspide. Noi gli siamo grati e speriamo che gli atleti siano in tanti ed anche i nostri ragazzi possano partecipare con successo. Bene, finisce qui questa puntata di Voci d'Accidento. Ricordo l'appuntamento con l'orienteering l'8 marzo qui a Rocca d'Aspide, e poi ricordo che abbiamo parlato anche dell'importante progetto denominato Sport per Tutti, un progetto del CONI che dà la possibilità a tanti ragazzi di poter praticare attività sportiva. Queste interviste come sempre sono disponibili sul nostro sito vocidaccidento.it. Ringrazio Narita Salerno per la collaborazione tecnica e tutti voi per l'attenzione. A presto.